Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in compagnia di Diego Ruzza, sindaco di Zevi. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, allora, ci parli innanzitutto un po' del comune di Zevi, insomma, quanti abitanti ha, qual è l'attività prevalente? Ma Zevio adesso conta circa 15.500 abitanti, oltre al capoluogo a 5 frazioni, un territorio che si estende per quasi 55 km quadrati di territorio, quindi uno tra i più vasti della provincia. Le attività sono molto variegate, si va da quella tradizionale prevalentemente agroalimentare, quindi agricola, noi facciamo parte del famoso triangolo della Terra della Mela, quindi siamo tra i comuni con un'area agricola molto molto vasta per la produzione di questo frutto, che si sta però modificando e anche così e sta diventando più variabile perché abbiamo anche adesso coltivazioni importanti di fragola, di kiwi. E quindi sta diventando, insomma, ecco, un territorio che cambia con una vocazione agroalimentare importante, in cui si innesta anche così, un tessuto commerciale industriale di primissimo livello, perché qui abbiamo aziende molto molto importanti, tipo il gruppo Veronesi AIA, il gruppo Parmalat e molte altre, per non parlare poi dell'elettromeccanico, in cui nella nostra zona industriale, insomma, abbiamo eccellenze di primissimo livello. Quindi ecco, diciamo un tessuto industriale e commerciale che nel corso degli ultimi 20-30 anni si è molto modificato e si è così molto aggiornato anche nel nostro territorio. Certo, ecco, adesso che però si è entrati in questa fase di riapertura, insomma, quali sono i progetti per questa seconda parte del 2020 per il Comune di Zevio? Allora, noi abbiamo subito dato corso alle richieste dei nostri commercianti, in particolare dei bar e dei locali e dei ristoranti, per avere l'ampliamento del plateatico. Noi il giorno dopo che è uscito il decreto eravamo già in grado di poter fare domanda e poter dare l'autorizzazione che è arrivata nel giro di 3-4 giorni, quindi non abbiamo perso neanche un secondo per poter agevolare le nostre attività commerciali locali. E abbiamo in procinto di fare partire circa 7 realtà di centri estivi di Grest, addirittura uno, ma probabilmente saranno due anche per la fascia così dimenticata o veramente più in difficoltà, che è quella di 0-3 anni. Qui stiamo facendo un grande lavoro di sostegno e di affiancamento alle famiglie che hanno sofferto tantissimo questi 3 mesi barricati in casa, quindi è il momento adesso di, pur convivendo con le regole anticontagio, ma è il momento di dare anche a loro un po' di serenità e un po' di sollievo. E posso già preannunciare che a meno di sorprese improvvise dal punto di vista sanitario faremo la nostra tradizionale e famosa sagra di Santa Toscana, in particolare il famoso Luna Park in centro del capoluogo, quindi qui siamo in fase organizzativa. E verso l'autunno stiamo già lavorando per valutare l'impegno di cassa e anche economico che dicevo prima, per poter andare incontro ed arrivare a una riduzione sensibile della tassazione per quelle attività commerciali, e sono state tante, che hanno tenuto le serrande abbassate per molte settimane, se non per mesi. Quindi ecco, siamo impegnati da una parte a far riportare un po' di tranquillità e di serenità e di quotidianità all'interno del nostro comune, ma dall'altra siamo anche già al lavoro e molto attenti per valutare tutte quelle azioni da mettere in campo per aiutare le categorie che sono così, hanno subito danni non indifferenti anche a livello economico.